Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, più carichi, più pimpanti anche a livello di voce, visto che ieri sera il video è stato anche registrato di notte. Vi chiedo scusa anche perché comunque tra impegni e robe varie non ho potuto fare il post partita. Diciamo che forse avrei dovuto evitarlo il post partita, vista la schifezza che abbiamo visto alla Sardegna Arena tra Cagliari e Juventus. Ricordiamo Cagliari 2, Juventus 2. Al gol sul rigore di Gaetano Mina ha risposto Vlahovic su calcio di punizione e l'autogol di Dossena all'87esimo. Prima di tutto iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri video. Oggi è un video particolare, ok, sono pagelle, ma ci incentreremo molto sulla società Juventus perché Giuntoli hai rotto il cazzo, te lo dico in termini proprio non PG, di dire frasi che poi non pensi in privato. A farmi compagnia c'è Aldone. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, io ho parlato ieri sera della partita, dimmi velocemente una tua opinione su questo Cagliari Juventus e poi ci centriamo un attimo un po' anche sulla società e poi sui giocatori ovviamente. Ma che c'è da dire, Nick? Solito strazio che dura da 2 mesi a questa parte. Squadra senza nerbo, giocatori che non dovrebbero più stare in campo, che continuano a stare in campo, allenatore come al solito, che non sembra non capirci più niente. Io non so neanche più che dire, che faccia. Sono totalmente apatico, disinteressato perché comunque il Cagliari fino al gol di Vlahovic non stava rubando niente, anzi aveva sfiorato diverse volte, c'è cioè il 3-0. Noi l'abbiamo sistemata, ma neanche di inerzia, l'abbiamo sistemata con un calcio di punizione e un autogol sfortunato del Cagliari. Cioè praticamente un punto che ne vale 3, perché comunque non meritavamo neanche quello. Per il Cagliari poteva essere un'occasione per, non dico blindare la salvezza, però comunque nelle ultime tre il Cagliari ha bloccato l'Inter e la Juve e ha fatto 5 punti e si è messo in una buona posizione. Meritava di più il Cagliari sicuramente, quello sì. Cioè, parlando un attimo della società, cioè, tu pensi veramente che Giuntoli pensa a queste cose, del fatto che sia contento di Allegri e che programmeranno il futuro assieme, o pensi che sia una frase di circostanza? Perché ogni volta noi diciamo, ma sono frasi di circostanza, è questo e Non... quello, poi l'anno scorso ce l'hanno messo in quel posto i signorini, i Vabbè, dirigenti in l'anno società. scorso Nick era abbastanza, cioè ci speravo nella cacciata di Allegri, però aveva 2 anni di contratto, Allegri, dato che comunque non rinuncia manco un centesimo, gli avresti dovuto pagare tutto. Quest'anno voglio sperare che siano parole di circostanza, però la paura che possa rimanere e beccarsi un rinnovo di contratto di altri 2 o 3 anni è molto elevata da parte mia, sinceramente. Ti Certo, rinnovano il rivolgo. contratto perché vogliono andare a risparmio e arrivare a scadenza, e se vai così rischi ancora di più, secondo me. Non lo so, Nick, solo che ogni volta che Giuntoli parla, a me cascano le palle a terra. E se senti un dong metallico, sono i miei coglioni che sbattono e rimbalzano e ritornano da me. Non lo voglio stare, non lo sento neanche più, ma perché ogni prepartita dice le solite cagate, Giuntole. Io voglio sperare che siano solo frasi di circostanza per non dare il pretesto ai giocatori di mollare definitivamente dicendo che cambiano l'allenatore. Però, insomma, a me sentire le frasi di Giuntole e leggere quello che dice, ogni volta dico che due palle questo. Cioè, potrei farlo anch'io il direttore sportivo dicendo ste cagate, fondamentalmente. Quindi voglio sperare che sia solo politichese e non un messaggio programmatico. Spero anch'io di sì, perché cioè,
Io spero che giunto li riguardi le partite. Essere contenti di questa Juve vuol dire o non capisci niente di calcio, o dire che, o semplicemente la società ti dice: dici ste frasi, a giugno poi lo cacci via e arrivederci istante, perché può anche essere che lui non può dire nulla ancora, e quando avrà totalmente pieni poteri da giugno magari cambierà l'opinione e manderà, a parte che non penso sia questa opinione che sia contento, perché veramente saresti da mettere, saresti un incompetente, perché non capiresti nulla di calcio se sei veramente contento di una Juve che ormai ha perso lo spirito di vincere, una squadra che l'unica cosa importante è perdere ormai, perché ormai Allegri in conferenza ti dice dobbiamo andare a giocare a livello del Cagliari, abbiamo visto, abbiamo fatto peggio del Cagliari, cioè io veramente non ne posso più, ragazzi. Cioè, Allegri ormai spara sulla Croce Rossa, perché sappiamo benissimo tutti che non ci deve stare più su questa panchina, però a me fa schifo la comunicazione da Juve, perché sinceramente, ok che non puoi dire che devi cacciarlo via, ma non puoi neanche dire che sei soddisfatto, perché vuol dire veramente non capisci nulla di calcio. Ma poi il fatto, sai qual è, che molte società già hanno annunciato che cambieranno allenatore, che faranno questo, che faranno quello. Cioè il Bayern Monaco lo ha fatto, il Liverpool ha annunciato che Klopp si toglie dalle scatole a fine anno. Noi siamo gli unici che mantengono questo stile di comunicazione, che sinceramente è un po' da anni 40, anni 50. Sì, solo perché non vogliono mettere persone ai giocatori finché non hanno l'ufficialità di Champions. Ma che cazzo serve? Cioè, non è che se l'annunci prima i giocatori non giocano più a calcio, cioè daresti capire, ragazzi, passo, man, sinceramente non stanno giocando a calcio, lo stiamo vedendo anche adesso, però due domande me le faccio, e se ci fanno il soppesone che Allegri rimane, io ve lo dico qua, ragazzi, dove pagatemi per farmi fare le telecronache, perché mi sono rotto le palle, sinceramente. No, faccio come disse Bribella per difendere Daniel Bryan: I quit. Si riscriveranno i TikToker, la Juventus, se rimane Allegri, quelli che non capiscono di calcio, e contenti voi. Cioè, io sinceramente mi sono stancato di dire le stesse cose, di svenarmi per una squadra che non mi dà l'anima, e di un allenatore che mi sta prendendo palesemente per i fondelli da 3 anni, quindi basta. Cioè. Però, io ripeto, se la società non fa niente, la colpa è maggiormente la società, perché vuol dire che la società gli interessa solo i denari, solo vedere se il conto in banca è messo bene, e il resto è storia. Ma poi il conto in banca è messo bene, ma si sta svalutando tutto lo svalutabile. Cioè, ma vale a dire a John Elkann che è soddisfatto di essere terzo, sono soddisfatto, è importante che la Juve sia nel primo 4. Cioè, ti fa capire anche la mentalità incompetente di John Elkann, sinceramente. Cioè, quindi, poi sinceramente la Juve è gestita, cioè lo stile la comunicazione è tutto in un modo che oramai non funziona più da 30 anni almeno. Cioè bisogna anche evolvere, ma siamo rimasti allo stile proprio della Torino anni 70 industriale, dove comandava la Fiat eccetera. La Juve è rimasta lì. Cioè, bisogna avere il coraggio di cambiare mentalità. Ma basta vedere anche chi c'è nella dirigenza. Cioè, abbiamo due commerciali. Sì, abbiamo due commerciali. Hanno scoperto ieri che il pallone è rotondo e non è quadrato. Cioè, sì. Cioè sinceramente, cioè, se non c'è nessuno che sappia dire che cos'è la Juve, tra quei quattro buffoni che ci sono. Perché abbiamo un proprietario che se ne sbatte. Ha messo Ferrero e Scanavino, che non capiscono una mazza nell'ambito in cui sono, perché comunque dal punto di vista sono un avvocato e un commercialista. Giuntoli mi sembra più veramente una marionetta. A sto punto ti tenevi Cherubini e non rompevi il cazzo al Napoli e rimanevi con Cherubini e Manna. Cioè veramente non è questione di risultati, perché ci può stare che non vinci degli anni, ma è proprio il contesto che mi ha veramente spolpato, spento, avvilito, insomma.
non, da quel punto di vista sono veramente stufo. Poi sì, i risultati che dà il campo, dici vabbè, può succedere che degli anni vadano male, lì. Per me è che non c'è un dopo se rimaniamo con Allegri. Questa però è... se manca una dirigenza competente, se manca qualcuno che ricrei un senso di appartenenza o identitario, qua sarà sempre peggio. Perché comunque sì, Allegri è fuori tempo massimo, cioè Allegri non doveva neanche ritornare 3 anni fa. Figurati tenercelo di nuovo per altri due, eventualmente per altri 2 anni. Ma io no, allora io sono l'idea che non gli fanno rinnovo, cioè c'ho più la paura che lo tengano perché, vabbè, perché semplicemente vogliono andare a risparmio a livelli di soldi. Poi ho letto la cazzata di Tutto Sport per la carta Ronaldo, dove ha vinto la causa, in verità non l'ha vinta perché hanno perso tutti e due. Praticamente la Juve non ha più soldi per cacciare Allegri e per prendere l'allenatore. Io mi chiedo, se veramente sta società ragiona così, a me sinceramente mi cadono le braccia, perché veramente, cioè, per 9 milioni per 9 milioni che perdiamo non riusciamo a mandarvi Allegri. Cioè, veramente, caro John Elkan, ti stringo la mano veramente, perché sei un pagliaccio, se veramente per 9 milioni non hai soldi. È vero, mi metto a seguire l'Eurolega di basket, è al diavolo. Tutto il resto, cioè. Però penso che Tutto Sport, in quanto non ne abbia azzeccata una, penso diano, dice stronzate, perché sinceramente lo stesso Tutto Sport che diceva Felipe Anderson è fatta, e poi abbiamo visto, è andato a Palmeiras. Ma lì tutti quanti dicevano che era fatta, no? Lo diceva Fabrizio Romano, lo diceva Schira, lo diceva Di Marzio. Almeno ha detto che era dei tagli, non era fatta. C'erano altri che dicevano che era fatta, tipo la Gazzetta, Tutto Sport. E poi abbiamo visto Palpedula ci ha azzeccato, però, perché ha altre fonti su come Pedula. Comunque, a parte questo, io direi anche di parlare di pagelle, poi ritorniamo sulla stessa società. Vabbè, ma facciamo sì, anche veloci ste pagelle. Ma non c'è niente da dire più sulla società, Nick. Società, vabbè, semplicemente la società, deve aspettare a giugno quello che farà, poi quello che si vedrà, vedrà. Se terrà Allegri, contenti loro, io la Juve non la seguo più. Io qua e dire, ah, ma non sei juventino, ma questo voglio vedervi seguire una squadra dove se ne sbatte letteralmente dei tifosi, un allenatore che dice peste e cona sui giocatori e prende per il culo una società la più vincente in Italia. Voglio vedervi voi se volete ancora tifare questa squadra con questi soggetti, poi se cambieranno i soggetti allora un'altra questione. Vabbè, Szczęsny 5,5. Voglio anche giustificare il fatto che aveva il naso rotto e mi chiedo perché metterlo titolare con uno con il naso rotto. Cioè, lasciamo perdere, pur di non mettere Perin, mette Szczęsny. Nonostante forse avesse il naso rotto, è stato bravo sul tiro di Luwumbu, ha fatto tanti miracoli in primo tempo. Perché veramente anche sul tiro di Prati è stato bravo. Sì, dobbiamo ringraziare che non ha dei fenomeni in attacco in primo tempo, e dobbiamo ringraziare che era solo 2-0, perché meritavamo di prenderne 4, non so te. Cosa ne pensi? Ah, Nick, il primo tempo veramente imbarazzante, cioè non... Szczęsny ci ha tenuto a galla, sui rigori non poteva fare niente. Vabbè, sul secondo doveva stare più attento a uscire sull'Uvumbo, ma là è stato Gatti che si è fatto fregare come un fesso. Però ha fatto diverse parate che ci ha tenuto a galla. Ma... infatti io ti dico di mettere 6 a Szczęsny, ma per le diverse parate che ha fatto nel secondo tempo prima del gol di Vlahovic, perché lì potevi crollare definitivamente. Parliamo dei nostri difensori. Allora, Gatti 5, cioè sì, non è riuscito ad aggirare le berbe di Luwumbu nel primo tempo, che sembrava Drogba, cioè porca miseria, poi difficoltà ad ogni accelerata ai giocatori del Cagliari. Poi nel secondo tempo ho fatto un pochino meglio, però ragazzi, veramente la difesa, che era forse l'unica parte costruita bene ad Allegri, altri disastri oggi. Sì, no, anche per me 5 Gatti, comunque l'ho visto abbastanza in difficoltà ieri sera. Cioè, ma non solo con Luwumbu, anche con gli altri. Cioè... sì, con Gaetano, che è la terza riserva del Napoli, ci ha fatto il fenomeno con noi, vabbè. Lasciamo perdere, ragazzi. Sì, ma anche Luwumbu l'ha messo in difficoltà. Cioè, anche Shomurodov, anche Sulemana. Cioè, si è fatto fregare un po' da tutti i Gatti ieri sera. Vabbè.
Vabbè, poi comunque ingenuo sull'occasione del rigore che praticamente si fa, copre male, Luvumbo lo anticipa e sale male pure per fare il fuorigioco, quindi tutta una serie di errori lì di squadra. Sì, assolutamente sì. Vabbè, Danilo forse il meno peggio, sei, ha provato a fare salire lì a mano della gara fino a diventare fattore fondamentale nel finale, ed è stato decisivo scientemente di testa su Costi Viola, che gli ha tolto la palla in quell'occasione. Non ha dato il meno peggio, gli ho dato 6 per l'impegno, però sì, un po' rispetto a Bremer che comunque a Gatti Danilo è stato un pochino migliore dei tre. Anche per sì. Me sì. Bremer peggiore in campo, 4,5, veramente un disastro totale. In campo no, però in difesa, peggiore in difesa, perché veramente Cintale Brasiliano ha regalato il calcio di rigore, ha sbagliato, è andato a vuoto su molti giocatori, cioè era palesemente non in forma oggi, e di solito era un giocatore fondamentale anche quando la Juventus non giocava bene, oggi non benissimo. Sì, diciamo che comunque sul primo rigore, vabbè, ha toccato, sull'altro è stato pure lui impreparato, quindi non la partita migliore di Bremer alla Juve, comunque. Diciamo che non è solo colpa dei difensori se la squadra va in difficoltà. Passiamo ai centrocampisti. I centrocampisti non se ne salva quasi uno, perché Cambiaso forse meno peggio, 5,5, tante volte nella stagione è stato un fattore fondamentale per la Juve, con qualche pallone filtrante, qualche inserimento. Oggi veramente ha fatto una fatica, l'ho visto impacciato nella bianconera, ha provato a fare qualcosa, ma quando la squadra non gira anche il migliore fa fatica. 5,5 Cambiaso, secondo me. Sì, diciamo che ieri non è stato al top della forma, comunque è stato ben schermato anche dai giocatori del Cagliari. Poi ogni tanto provava a scambiarsi di posizione con McKennie, ma quando è entrato, ma alla fine cioè, è riuscito a fare poco, anche ha rallentato un po' la manovra. Ma perché comunque è schermato bene, perché oramai si è capito il gioco della Juve, che Cambiaso si sposta sul centro, si alterna con la mezzala sulla fascia per aiutare in costruzione. Ieri il Cagliari l'ha schermato perfettamente. Sulla fascia poco brillante, comunque, sì. Sì. Diciamo che dei cinque della Juve è stato il meno peggio. Sì, quello sì. È tutto dire sugli altri. Passiamo a un giocatore che... questo non lo fa mai uscire, sempre titolare Rabiot. Io non lo sopporto più. 5. Anche per me 5, io non lo sopporto più. Lento, blando. Cazzo. Non lo sopporto più. Perde palloni, li gestisce malissimo, regala i contropiedi. Cioè. Io spero che oltre al riassetto dell'allenatore ci siano 7 giocatori, uno di questi che non voglio più vedere è Rabiot, che sinceramente grazie a Dio non ha il rinnovo automatico come era l'anno scorso con quell'altro cialtrone, che grazie a Dio se ne andrà via, però veramente proprio partita brutta, 5 velocemente. No, ma poi si vede che si sta come si dice, si sta gestendo per l'europeo, cioè comunque gioca a ritmi inesistenti, i contrasti non ne fa mezzo, palla al piede è meglio se non ce l'ha, cioè, gioca proprio con l'aria di chi non gliene fotte un cazzo di quello che sta facendo. Solo che se lo fai nel mondo del lavoro a fare così ti cacciano via, qua ti pagano fior fior di soldi, cioè se ne deve andare, non lo sopporto più. Sempre Locatelli, vabbè, Locatelli gli do anche lì ai 5, però lui soffre molto non gioco di Allegri. Io aspetto il prossimo allenatore che arriva, sperando che arriva, per dare un giudizio totale su questo giocatore, che secondo me non è scarso ma non è neanche un fenomeno. Oggi altra partita brutta di Locatelli, io gli do 5. No vabbè, ma sbaglia diversi passaggi, cioè comunque quando fa sempre il passaggino all'indietro, non verticalizza mai, comunque è molto timoroso Locatelli da quel punto di vista. Poi vabbè,
il Cagliari, cioè i giocatori del Cagliari hanno fatto una bella partita, però Locatelli farebbe fare belle partite anche a me, a te. E questo lo dice tutto sul centrocampo nostro. Vabbè, Weah, mamma mia, anche lui partita bruttissima, anonimo come giocatore, cioè veramente ti danno una chance a titolare, fai una partita veramente da mettersi le mani ai capelli. Anche lì aspetto l'arrivo del prossimo allenatore per giudicarlo se è un pippone o no, però ragazzi, che cazzo è servito a mettere Weah e poi non fa nulla in questa partita? Ma guarda, inutile, prestazione inutile Scialba, cioè non, anche lui, cioè noi diamo le colpe all'allenatore, però i giocatori non ci mettono palle, non ci mettono grinta, non ci mettono niente, cioè veramente sono inqualificabili. I giocatori giocano in ciabatte i giocatori, palesemente sono inqualificabili. Poi Alcaraz, anche lui 5. E ricordiamo che ha preso anche una botta su quel contrasto. Ha preso una botta che però non era in quel caso non era rigore. Vabbè, lì la gestione del bar come sempre a due pesi, due misure, l'abbiamo capito. Che poi, però, non so se hai sentito il dopo partita, Nandez si lamentava del fallo che poi è scaturito il gol. Ma se ci hanno annullato un gol per un mezzo fuorigioco in ginocchio, cioè dovrebbero avere la buona decenza di tacere certi soggetti. Solo che con la Juve ormai non ti succede niente, perché la Juve è sempre a 90 gradi. La Juve, con secondo certi fenomeni di giornalisti, il problema del calcio italiano, quando in verità c'è peggio del calcio italiano. E chi ha la rogna, diciamo, come si dice la frase, forse te ricordi, te, chi ha la rogna, no, adesso non mi ricordo, voi poi in chat mi scriverete nei commenti quale termine. Cosa. Comunque Alcaraz 5, non una gran partita sinceramente, no, condizionato anche dalla volta che ha preso. Federico Chiesa, sì, 5 e mezzo, la sua partita ha fatto delle belle letture prevedibili, ha fatto i giocati imprecise, ha fatto fatica in tre partite, al secondo tempo l'ho visto più determinato a cercare di pareggiare insieme a Vlahovic, aveva fatto anche l'assist e gol a Vlahovic, però insufficiente purtroppo Federico Chiesa. No vabbè, c'è da dire però che ha fatto un bel gesto, che ha donato un pallone ai bambini in curva ieri. Sì. No, a parte gli scherzi, la punizione da qui del gol nasce da un suo anticipo su Nandez, però molto impreciso, cioè sembra un meccanismo avulso alla squadra. Non una partita bella da parte di Chiesa, ecco. Quello sì, non è la partita. Invece Vlahovic forse è il migliore in campo, 6 e mezzo, sì. Grande gol su calcio di punizione dopo il primo tempo anonimo, semplicemente non sono arrivate le palle a parte il gol annullato. L'unico che ci mette l'anima insieme a Chiesa e Cambiaso per cercare di salvare l'insalvabile di questa squadra, molto 6 e mezzo secondo me. Ma per me è anche 7, Nick. Comunque è un trascinatore. La prima palla buona la converte in gol, nonostante poi ha avuto l'occasione del gol che è stato annullato, però voglio dire, si è fatto trovare presente, poi lì purtroppo se il VAR è così persistente che pure un millimetro te lo contano, però diciamo che Vlahovic è quello che ha meno colpe di tutti, forse è l'unico che ci mette veramente i coglioni in questa squadra dell'elite. Sì. E pensare che lo volevano scambiare per Lukaku. Ma vedrete che il prossimo anno, se teniamo allegri, andrà alla Roma e diventerà un fenomeno. Vabbè, Ealing Junior senza voto nei panchinari, ha fatto entrato all'86, che cazzo poteva fare in 4 minuti, Milik senza voto, secondo me. Milik ha giocato un quarto d'ora, ma che cazzo è entrato a fare? Per mettere più attaccanti per cercare di vincere la partita. Per disperazione palesemente l'ha messa. Invece McKenny 5 e mezzo. Non è entrato con proprio grande grinta, è stato poco pericoloso.
non ha fatto una partita, diciamo, l'americano. Vabbè, è un po' meglio rispetto a UEA, comunque. Vabbè, vabbè, non che ci vuole, non che ci vuole molto a fare. Faccio anche io meglio di UEA, sinceramente, se vediamo in questa situazione. Poi Kenan Lidic mi è piaciuto come è entrato, 6 e mezzo, perché ha portato pericolosità sulla sinistra, sorprendendo la serata, mettendo Chiesa a destra, perché Illiz andando a sinistra, Chiesa si è spostata a destra, infatti lui ha iniziato a giocare ad attaccare, perché il fenomeno non si accorge che Chiesa deve giocare a destra, invece lo fa sempre giocare al contrario, ma vabbè, lasciamo perdere. Sì, mettere poi Chiesa e Illiz sulla stessa fascia, cioè giusto Allegri può fare un aborto simile, un aborto tattico simile. Allegri deve giocare a FIFA se vuole capire dove giocano i giocatori per ruolo, perché sennò veramente non ci capisce niente, eh. Ma non lo so, ma quello non è un vero Allegri, secondo me è un impostore. Un fake Allegri, come direbbe qualcuno. Comunque Ildiz, io gli darei pure un 7, più che 6 e mezzo. Ma io 6 e mezzo. Ha svegliato un po' la squadra, che era sinceramente morta a fine primo tempo. Poi sì, ci mette lo zampino sul gol del 2-2, quindi sfiora il 3-2 all'ultimo secondo, solo che il tiro viene smorzato anche. Sì, ma lì aveva 3-4 giocatori del Cagliari che l'hanno anche un po' sbilanciato. Non era rigore, precisiamo, ma lì faceva molta fatica. Sì, sarebbe stato un risultato. Già il pareggio è un risultato, è un furto, è un mezzo furto. Una vittoria sarebbe stata veramente una rapina con scasso. Diciamo che se la Juve vinceva con col deciso di Illiz, Allegri doveva nascondersi, perché dimostrava proprio l'incompetenza, il fatto che entra Illiz ti ribalta la partita e tu e i tuoi giocatori, i tuoi pupilli devono starsene zitti praticamente. Ma vabbè, ormai è finita così. Allegri, niente da ridere, veramente. Un altro capolavoro, altro spettacolo. Facciamo un altro rinnovo, cioè, così mi fate risparmiare i soldi per la prossima stagione, se dobbiamo fare un altro rinnovo. Che voto vogliamo dare? Parto da te, Aldone, al mister. Gli do un 5, perché nel primo tempo gli do 2, per come la squadra ha affrontato la partita. Nel secondo tempo si alza un po', perché prova perlomeno a buttarla in caciara, inserendo tutti i giocatori offensivi per uscire almeno non sconfitti. Però è troppo, troppo poco, troppo, troppo poco. 4 da Allegri, primo tempo da Horror da 1, secondo tempo da 5. Sinceramente, secondo tempo ha messo gli attaccanti, 4 attaccanti, perché era disperato, non sapeva più che fare. Poi in dichiarazione mi dice nel primo tempo avrei cambiato tutti, tra cui me stesso. Infatti, vattene via, in verità non è che devi cambiare te nel primo tempo, te devi sparire già da prima, caro mio. Il problema è che tu, finché vedi i soldi, non ci capisci più nulla e continui a sparare le tue cavolate, poi dici buon secondo tempo, se vuoi già una buona stagione, contento te, contento a tutti, e contenta la società se sei contenta di questa cosa. E mi raccomando, metti il pullman con la Lazio, caro Allegri, così prendiamo 3 pere in martedì in Coppa Italia. Comunque voto 4, brutta partita, brutta gestione, primo tempo, secondo tempo credo sia stato più un'autogestione della squadra, perché veramente si è andata alla disperata, e alla fine per inezia, per qualità di squadra, visto che Cagliari, mi spiace, ma non è una grande squadra, è scarso, il pareggio te lo sei merito, alla fine quasi meritato, per quanto non hai fatto chissà che. Voto 4 a mister Allegri, speriamo sia le ultime 5-6 partite, perché veramente siamo veramente allo strazio, la disperazione, cioè molti tifosi non ne possono più. Vedremo, dovremo solo aspettare. Martedì avremo la partita di Coppa Italia che deciderà una parte di stagione. Un'eventuale uscita darebbe la mazzata definitiva al mister Lecchi, che già è già un passo dall'esonero. Penso che a fine stagione, sia che vinca la Coppa Italia, sia che arriva terzo, che arriva quarto, credo lo mandino via, anche perché si rischia che mezza squadra se ne vada via se rimane ancora lui. Quindi vedremo quello che succederà e dobbiamo solo avere pazienza, sperare che se ne vada via, perché se quest'anno è stato l'anno della fine del regno di Roma Reigns, spero sia anche l'anno della fine del triennio Allegri, perché Allegri è arrivato,
nel 2021 e spero finisca quest'anno e non il prossimo anno, perché sennò sarebbero 4 anni di Allegri e sarebbe veramente i 4 anni più brutti, più sofferenti di noi tifosi ventini. Basta, io direi che ho detto tutto. Fatemi sapere qua su un commento se siete d'accordo o no su quello che abbiamo detto. Abbiamo fatto un po' uno spunto sulla società, ma c'era da dire tutto su questa società, visto le ennesime cavolate di Giunteli, basta andare in conferenza se dire le stesse cose. E spero che hai un minimo di cervello per giugno e ci fai un bel sorpresina in positivo. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, a mettere mi piace o non mi piace se vi è piaciuto il video. Vi ringrazio che mi ha fatto compagnia per Aldone. Grazie a te Nick, ci rivediamo alla prossima occasione. Ci vediamo alla prossima, ovvero martedì, per non so se faremo in diretta o faremo in live reaction registrato con Lazio Juventus, dove c'è in paio un posto in finale di Coppa Italia il 15 maggio. Quindi ragazzi, aggiornatevi, mettete le notifiche, soprattutto perché le notifiche vi fa sapere se ci sarà live o no. Comunque, stay tuned, stay click, caro Aldone, come sempre. Fino alla fine. Prossima. Forza Juve e Allegri out. Fino alla fine, Forza Juve e Allegri out e Giuntoli. Datti una svegliata e smettila di dire cavolate, perché sennò insorgi popolo. Sennò andavo io a fare il dirigente, e che forse avrei fatto anche meglio. Insorgi popolo! Insorgi popolo. Alla prossima ragazzi e buona sabato. Ciao!